qui col signor Vittorio Pavesio, direttore del Torino Comics da ormai insomma 16 anni, ecco. Quanto è duro organizzare un evento così grosso e così importante? Diciamo che è una grande fatica, e dopo 16 anni di esperienza, come dicevo prima, si può sottolineare quello che può essere un lungo percorso di crescita professionale, di crescita nel capire quali sono tutte le problematiche che si nascondono dietro appunto tutta una preparazione del genere. Non è neanche semplice così riassumere pochissimo questo aspetto, perché io ritengo di essere cresciuto professionalmente dal punto di vista così di allestitore di eventi proprio insieme a Torino Comics stessa. Torino Comics è nata in un garage di Viale Boiardo a Torino Esposizioni nella prima edizione, in una situazione molto underground in cui come pubblico si poteva considerare un migliaio di partecipanti e alcuni espositori legati soprattutto al mondo dell'antiquariato, del mercatino, quasi un mercatino delle pulse. Fin dalla prima edizione abbiamo cercato sempre di dargli un tono che avesse un occhio d'attenzione all'autore, alle mostre. Ovviamente i mezzi erano molto pochi e quindi si poteva fare relativamente molto poco. Da lì, da quei giorni sono passati molti eventi, molti risultati, diciamo, che possiamo dire di aver raggiunto con una grande fatica, però ovviamente il merito è della costanza di tutto lo staff nel lavorare a questo, nell'attenzione che c'è stata da parte degli editori, degli espositori e di tutti gli autori che sono stati ospiti in questi lunghi anni. Infatti l'anno scorso abbiamo festeggiato i 15 anni di Torino Comics con degli eventi sempre legati a quella che è l'ospitalità di autori anche internazionali. Quest'anno abbiamo, per parlare di quest'anno, Scott McCloud e Ryo Kanai, rispettivamente dagli Stati Uniti e dal Giappone. Ci sono, non da dimenticare, Lucio Parrillo e Simone Bianchi come autori italiani che hanno avuto un notevole successo negli Stati Uniti con DC Comics e Marvel Comics, e Maurizio Manzieri come illustratore digitale. Abbiamo comunque, diciamo, un parterre di autori che sono presenti allo stand per le dediche sui libri. Poi Torino Comics è non solo, come dicevamo, mostramercato, è anche un momento di incontro. Ha come inserto speciale dall'anno scorso lo Star Wars Fest, una convention a tutti gli effetti all'americana con attori legati al mondo della fantascienza. Infatti il Torino Comics può vantare l'ospitalità dell'unica convention italiana di Star Wars. Sì, si può dire che l'ufficialità è questa, perché tutte le iniziative prese precedentemente non avevano questo connotato particolare di convention ufficiale. Questo è avvenuto con l'aiuto di Stefano Lento, che è l'organizzatore di questa iniziativa che è partita l'anno scorso. Siamo alla seconda edizione, arricchita, fa parte proprio ormai di una costola di Torino Comics. Come contorno a questo, ovviamente non dobbiamo dimenticare la zona games, l'area game di Torino Games, con giochi di ruolo e via dicendo, in un ambito di un programma abbastanza nutrito di partecipanti. Poi non dimentichiamo il quartiere giapponese, come area dedicata al tema sugli appassionati del manga e delle anime, e ovviamente questo settore genera anche le fatidiche, iniziative legate al cosplay, quindi le sfilate sia competitive che quelle libere che verranno nei prossimi due giorni. Cosplay che è un fenomeno che finalmente anche in Italia trova seguito presso il pubblico, una cosa che sta crescendo piano piano. Sta crescendo ed è una vera passione, perché lega ovviamente la passione per i lettori di manga e chi segue i cartoni animati giapponesi. È una passione forte, perché comunque porta sicuramente a una manifestazione anche faticosa di amare il proprio beniamino, tanto da impersonarlo fisicamente, da costruire i propri costumi in modo artigianale, quindi girare per le fiere in abbigliamenti anche faticosi o anche scomodi, questo pur di manifestare questo affetto. Quindi è una cosa simpatica, una cosa bella, sicuramente sembra agli occhi di chi la pensa diversamente un po' bizzarra, ecco.
però sicuramente non essendoci nulla di negativo in questo, non vedo perché non vedere di buon occhio questo tipo di manifestazione. Ovviamente noi la sottolineiamo dando anche addirittura un biglietto ridotto ai personaggi che sono un incentivo a questo tipo di cose, e diamo le possibilità a chi organizza le sfilate di farlo con le strutture che noi abbiamo a disposizione. Ecco, un'altra domanda. Il Torino Comics in questi appunto 16 anni di vita è cresciuto in maniera esponenziale a livello di visitatori. Nonostante però, se da una parte abbiamo un aumento incredibile per quanto riguarda le fiere importanti come può essere il Torino Comics o il Mantova o il Luca Comics, dall'altra parte invece abbiamo un mercato di vendita dei fumetti che diciamo fa fatica a crescere o comunque a mantenersi vivo, diciamo. Certo. Ma dunque è una cosa da sottolineare sicuramente, va non può essere lasciata a parte. La crisi economica non è certo una scusante, può aver dato degli influssi. Il fumetto forse ha il suo vantaggio che è un media che ha sempre avuto come simbolo il problema della crisi, diciamo. Quindi da 30 anni che lavoro in questo settore e di crisi si è sempre parlato, quindi qualcosa si è perso, qualcosa si perderà, però forse per assurdo questa abitudine a essere sempre sotto pressione su questo ambito dà quell'energia al fumetto di cercare di ritrovarsi sempre e di rigenerarsi in una forza nuova, e quindi diciamo che qualcosa si perde e qualcosa si guadagna. Sicuramente il mercato, il marketing, o quello che vogliamo come elemento di analisi per le vendite, segna rosso da sempre. Questi tipi di manifestazioni, sia come Torino Comics, sia quelle interne, come quelle che dicevamo, che sono legate a, per esempio, allo Star Wars Fest o al cosplay, sono ingredienti che devono cercare di arricchire l'interesse verso questo media che è nato sulla carta e che però tutto sommato può proseguire anche su altre strade. In maniera digitale. In maniera digitale, in maniera virtuale, sul web, non può stare indietro, ovviamente. Questo sarà forse il modo per continuare a sopravvivere. Quali sono le aspettative di questa fiera, di quest'anno? Che numeri ci si aspetta? Ma dunque, noi speriamo di bissare l'anno scorso con i 15.500 visitatori e sicuramente sarebbe già un primo successo. Se poi lo sforzo fatto quest'anno sia di promozione che di contenuti all'interno della manifestazione, ci premiano con anche un aumento possibile. Queste sono le prime aspettative. Poi diciamo che le nostre aspettative sono anche quelle di accontentare sempre il pubblico, quindi di avere comunque un ritorno di gradimento sia degli espositori, sia degli autori, sia degli editori che del pubblico stesso, che se lo può manifestare in diretta, certamente in certo caso anche solo limitandosi a non lamentarsi. Quindi questo già è comunque un primo passo avanti, un primo successo. Bene, quindi 3 giorni di full immersion, oggi sabato e domenica 11 aprile, da lunedì si lavora già quella del prossimo anno? Sicuramente, siamo pronti per partire. Bene, a nome del Politecnico di Torino la ringrazio. Grazie a voi, arrivederci.